Ciao amici di Incicolamente, in questo video parleremo di trucchi psicologici. Sì, trucchi psicologici che utilizzano i supermercati e i centri commerciali per farci spendere di più. E l'obiettivo di questo video è permetterti, o anche permettermi, di fare una spesa o delle compere più consapevoli, perché molti di questi trucchi psicologici funzionano davvero e ci portano a spendere molto di più di quello che avevamo preventivato. Le ho divisi in tre aree. La prima area è il posizionamento della merce o della vetrina, la seconda area è l'esperienza multisensoriale e la terza area è la comunicazione implicita. Quindi andiamo a vedere subito quali sono questi trucchi psicologici. Ne vedremo ben 20. Partiamo dagli 8 relativi alla prima area, quella del posizionamento della merce e della vetrina. Il primo è: i prodotti colorati vanno messi in bella vista. È stato dimostrato che alcuni colori creano dei piccoli stimoli ormonali, ci mettono di buon umore e ci predispongono all'acquisto. 2. I prodotti essenziali vanno messi sul retro. Infatti, tutti i prodotti che bene o male uno compra sempre, quindi il pane, il latte, la pasta, oppure la carne, il pesce, tutti i cibi che uno compra sempre, ogni volta che va a fare la spesa nel supermercato, sono messi sempre in fondo, in modo tale che tu debba girare in tutto il supermercato a vedere tutti gli altri prodotti prima di arrivare a quelli che tanto compreresti lo stesso. Terzo trucchetto è gli snack messi alle casse. È vero o no? Tu stai lì alla cassa in fila col tuo carrello pieno, ormai hai fatto la tua spesa e vedi quello snack che ti sta chiamando e dice: Mauro, mangiami, comprami, sono la giusta coccola per questa giornata. Ebbene sì, cioè proprio ti attira, ti sta attirando. Poi guardi il carrello e dici: con tutta questa spesa che ho fatto, quanto inciderà uno snack? Inciderà poco, ma se quello snack non fosse stato lì alla cassa non l'avresti comprato. Infatti alla cassa troverai gli snack, le batterie e tante altre piccole cose che costano poco, che tu potresti facilmente aggiungere alla tua spesa o al tuo carrello. 4. Il cambio della disposizione degli alimenti. È stato dimostrato che ogni mese, ogni 2 mesi è necessario cambiare la predisposizione di alcuni reparti del supermercato, perché questo permette agli utenti di assaggiare nuovi prodotti e di comprare anche cose che generalmente d'abitudine non compreremmo. Questo è stato dimostrato che aumenta il fatturato di un supermercato anche di un 10-12%. Straordinario. 5. I prodotti più costosi all'altezza degli occhi. Su questo è stata fatta una ricerca e infatti lo applicano molti supermercati. All'altezza degli occhi si mettono i prodotti più costosi e all'altezza più bassa degli occhi dei bambini si mettono i prodotti più costosi per bambini, che poi sono in alcuni casi dei veri e propri opinion leader degli acquisti. Sono quelli che convincono i genitori a acquistare più o meno una marca. È stato dimostrato che in base alla disposizione dell'altezza dei prodotti può aumentare o diminuire addirittura il fatturato di un intero supermercato. Poi, sesto, prodotti freschi all'entrata. Questo per stimolare l'odore. Anche lì è come per quando riguarda i prodotti colorati, ci predispongono all'acquisto. Non è un caso che spesso nei supermercati trovi la frutta e la verdura all'inizio, o i prodotti freschi all'inizio, perché sei stimolato dall'odore all'acquisto. Settimo, le strane coppie, cioè associare nello stesso reparto il prodotto e i suoi accessori, oppure un cibo con l'altro cibo che è ben associato, ad esempio cellulare con gli accessori del cellulare, o per il cibo, ad esempio, associare il crostino al patè. Sono due prodotti che generalmente andrebbero in due reparti diversi, ma messi vicino aumentano la spesa media dell'acquirente. 8. Considerare il traffico del negozio. Ci sono dei negozi, dei supermercati che creano dei veri e propri percorsi. IKEA ne ha fatto una religione. L'IKEA forse è stato il primo in Italia a venire creando il percorso univoco. O gli autogrill hanno un unico percorso da seguire in modo tale che tu sei costretto visivamente a vedere tutti i prodotti esposti. Questi sono gli 8 trucchi psicologici utilizzati nell'area posizionamento della merce e della vetrina per farci spendere di più. Andiamo a vedere la seconda area, l'esperienza multisensoriale, sempre più importante. Il primo trucco è avere della musica, ma non una musica generica, una musica rilassante.
che crea un ambiente confortevole e questo è stato dimostrato che ci aiuta a spendere di più. Due, assaggi gratuiti. Hai notato come in molti supermercati ti permettono di assaggiare qualcosa? O i bangonisti sono molto bravi a farti assaggiare dei pezzettini? Lo fanno per due ragioni. Uno, per stimolare il tuo gusto e farti fare un'esperienza multisensoriale, per farti venire voglia. Due, perché se ti danno qualcosa di gratuito, tu istintivamente ti senti in dovere di dover contraccambiare e quindi tendi ad acquistare di più. Trucco psicologico molto potente. Tre, delle sedute o i giochi o delle aree messe in posti strategici. Generalmente sono messe in zone dove ci sono dei prodotti specifici per il target che usufruisce di quell'area. Ad esempio, ci sono i giochini per i bambini, generalmente sta di fronte l'area dove stanno i giochi più costosi per i bambini. E questa cosa funziona, e funziona anche tanto. 4. Permettere di toccare i prodotti. È stata fatta una ricerca nei supermercati e anche nei centri commerciali e hanno visto che gli store che permettono di toccare i prodotti fatturano mediamente il 12-15% in più degli store che non permettono di toccare i prodotti. L'esperienza multisensoriale funziona sempre. 5. Avere un personale amichevole. È stato dimostrato, e magari questo già lo sai, che il sorriso aumenta le vendite. E un altro fattore veramente, veramente importante è quanto un addetto o un collaboratore del negozio si ricorda il tuo nome. Sesto trucco psicologico è l'illuminazione. Avere un'illuminazione non uguale in tutte le aree, ma avere un'illuminazione particolare in alcune aree e soprattutto su alcuni prodotti in particolare. C'è tutto uno studio relativo al posizionamento di oggetti, alimenti o anche oggetti preziosi con dei fari particolari, con una gradazione di luce particolare, con un calore particolare della luce. E hanno visto che al cambiare di queste variabili cambiavano le percentuali di vendita, cambiava proprio il fatturato. Questa secondaria, quella dell'esperienza multisensoriale, è davvero importante. Creano tutti i giorni nuovi studi sul fatto che le persone vogliono soddisfare i loro bisogni e i loro bisogni spesso li soddisfano attraverso esperienze multisensoriali. Quindi anche questo viene sfruttato per farci spendere di più quando andiamo al supermercato. Andiamo a vedere l'ultima area, la terza, che è la comunicazione implicita. Primo trucchetto, avere dei carrelli più grandi. È stato dimostrato in una catena di supermercati americana che raddoppiare il volume del carrello aumenta del 40% il fatturato del supermercato. Qualcosa di veramente straordinario. Due, secondo trucchetto, la carta fedeltà, la conosciamo tutti. Tutti sappiamo che serve per farci spendere di più, tutti la utilizziamo e funziona ancora. Terzo trucchetto, cartelli molto evidenti. A chi non piace l'idea di leggere saldi o sconti o solo per questa settimana questo prezzo straordinario? Funziona tantissimo e spesso tendiamo ad acquistare cose di cui non abbiamo bisogno solo perché abbiamo visto quel cartello illuminato in un certo modo e molto grande. 4. Spedizione e consegna gratuita. Questo vale tantissimo nel mondo online, però lo stanno inserendo anche nei grandi store. Stanno inserendo che ti danno la spedizione gratuita se tu spendi almeno una certa cifra. È stato dimostrato che questo porta ad acquistare anche prodotti superflui al patto di raggiungere quella cifra, perché vediamo come benefit l'avere la spedizione gratuita qualcosa di straordinario che ci appaga. Quinto, scaffali che hanno all'estremità una parte più grande. Cioè, lo scaffale è fatto in una certa forma e alla fine ha una parte più grande dove sopra si mettono dei prodotti particolarmente colorati e che hanno un prezzo leggermente maggiore di quelli dello stesso settore. E hanno visto che effettuare questa modifica all'interno dei supermercati permetteva di far vendere di più. Quindi se un supermercato vuole puntare molto su un prodotto perché ha un accordo particolare o perché margina di più, questa è una strategia molto efficace. Sesto, non arrotondare i prezzi. E beh, questa è una strategia comunissima, la conoscono tutti, però continua a funzionare. Il prodotto che costa 1 euro, metterlo a 97 centesimi permette di venderne molti, molti di più. Perché tendiamo a guardare la cifra iniziale. Quindi il prodotto dovrebbe costare 8 euro, lo mette a 7,97. Istintivamente percepiamo quel prodotto come se costasse 7 euro, invece sta a 7,97.
Perché ho voluto fare questo video? Perché volevo svelarti dei trucchetti che utilizzano questi supermercati per farci spendere di più affinché tu possa fare una spesa molto più consapevole. E poi perché ho deciso di creare una vera e propria playlist di video sui trucchetti psicologici. Ce ne sono tanti, alcuni sono simpatici, altri sono davvero importanti che possono darci degli spunti per la vita di tutti i giorni. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto. Se tu hai qualche domanda, scrivila nei commenti. E poi, se ti è piaciuto il video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. E poi, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, questo è un ottimo momento per farlo. Da parte mia, io ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!